Io mi chiamo Baglio Samuele, ho conseguito il diploma di elettronica ed elettrotecnica presso l'Istituto Aldo Moro di Rivarolo. Quando è arrivata la comunicazione della scuola, dopo il diploma, dopo aver ottenuto il voto, ero molto contento ed ero già soddisfatto del mio risultato. Poi quando ho visto questa opportunità l'ho colta sul momento. E è arrivata una mail appunto dal nostro istituto che ci invitava a partecipare a questa premiazione. E in quel momento ero già in vacanza, infatti avevo già finito tutto quello che concerne il diploma, compiti e ho risposto alla mail della Camera di Commercio compilando il form e appunto, aspettando con ansia il giorno della premiazione. Il risultato del 100 come voto diploma l'abbiamo raggiunto in due ragazzi della mia classe, io e un altro mio compagno che ha partecipato con me alla premiazione. È venuto anche con me e ci siamo passati quella giornata sostenendoci a vicenda con tutto quel mare di emozioni che diciamo, ci circonda. Il mio futuro dopo questo riconoscimento lo vedo un po' più chiaro, perché ero già sicuro del percorso che stavo facendo e ho fatto, ma con questo riconoscimento cartaceo, avendolo tra le mani, ho capito che ero proprio sulla strada giusta e quindi dovevo continuare verso quella direzione. L'ambito in cui mi sono diplomato era quello che piaceva a me, era quello ideale, e infatti questo poi mi ha portato a consolidare la decisione di iscrivermi a Politecnico di Torino e studiare per il test ingresso e poi avere la forza di continuare questo percorso fino alla laurea. Io consiglierei questo percorso a dei ragazzi che sono mossi da una grande passione verso questo ambito, perché sono convinto che per eccellere in una scuola, in una materia, sicuramente ci vuole tanto, tanto sudore, quindi tanto studio, ma ci vuole anche una grande passione che è quella che ti spinge a dare il meglio di te senza provare sforzo. La mia materia preferita è stata sicuramente elettrotecnica con una buona parte di matematica. Un diplomato eccellente ha preso diverse insufficienze, è capitato, primo e secondo anno, poi dal terzo anno in poi ho preso forse un 6 meno in tutti e tre gli anni. Quindi. I miei genitori nel giorno della cerimonia mi hanno supportato molto ed erano molto soddisfatti e contenti, essendo che loro mi sostengono tutti i giorni e mi spingono sempre a dare il meglio di me, superandoli anche, diciamo, in titoli di studio e tutte le cose che faccio mi spingono sempre al massimo. Durante il mio percorso di studi ho avuto possibilità di provare con mano le applicazioni che studiavo poi a scuola e ho fatto uno stage al quarto anno durante l'estate presso un'azienda che si chiama AS Osai di Parella di Ivrea e lì ho chiesto di poter entrare a far parte di un'equipe che operava su bracci antropomorfi a 6 assi nell'ambito dell'elettronica e del cablaggio dei cavi. Ho voluto appunto di mia spontanea volontà mettermi a tu per tu con questa azienda per provare effettivamente se il lavoro che sarei dovuto andare a fare, che avrei dovuto fare, mi sarebbe veramente piaciuto e effettivamente è stata una conferma del fatto che il percorso di studio che stavo facendo era quello adeguato.